Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con la seconda parte di questa avventura Navacio. Dopo questo bel casino speriamo che le cose vadino meglio. Ti ricordi, Ashki? Siamo amici, giusto? Adesso io infilo il piede nella staffa e salgo, ok? Devo riuscire a capire come farlo muovere. Ehi, che ne dici, Ashki? Stiamo andando bene, eh? Il cavallo dovrà svelarmi il tuo segreto. Senti, io sto andando al pascolo a vedere le pecore. Ti va di venire? Certo. Allora andiamo. Yeah! Non vieni con me! Senti, so che non hai voglia di parlarne, ma... devo sapere cosa è successo ieri notte. Tuo padre conosce lo spirito. Non è la prima volta che viene, vero? Yeitsu è qui da sempre. Viene di notte e ruba le anime. Gli anziani credevano fosse... una maledizione. Il prezzo da pagare per vivere in questa terra. Lo spirito viene ogni notte. Viene per alcune notti, poi non si fa più vedere per mesi. Ma alla fine torna sempre. Adesso tocca a me farti qualche domanda. Che cos'è che ti porta qui in mezzo al deserto? Sembra che tu stia scappando da qualcosa. Sto solo cercando di capire chi sono davvero. Sono giunta a un punto della mia vita in cui... devo fare i conti con me stessa. Tutto qui. Sei come noi. Anche tu hai i tuoi segreti, vero Jody? Jay, devo... devo dirti una cosa. Io... Jay! Jay! Che è di Clash? Oh, c'è? Dove è Barshak? Ah, c'è in the Rish Inn. Era papà. A Ranch non c'è più acqua, problemi al pozzo. Darò un'occhiata tornando. Se vuoi, ci posso andare io. Non credo tu possa farci molto. Farò quello che posso. Dov'è il pozzo? È laggiù. C'è anche un mulino, lo riconoscerai. Ok. Ci vediamo dopo al ranch. Ok. A dopo.
Bel lavoro, Aiden. La pompa funziona di nuovo. Fort Crown. Ma perché mandarmi qui? Vedi qualcosa, Aiden? I soldati del forte. E se fosse Yezu?
L'albero biforcuto. Devo trovarlo. Del diavolo. Il posto che c'era nella mia visione. L'entità. Spettri. Indossavano queste maschere rituali. Strano. Qui il talismano non c'è. Il quinto talismano. L'ha messo al collo del neonato. Aiutami, Aiden. Devo vedere cos'è successo. È stato troppo veloce. Non ho capito. È tutto così confuso. Come se mancasse qualcosa. Mostrerò il talismano a Paul. Forse lui sa qualcosa. Papà! Cos'è successo?
È venuto in pieno giorno! Siamo corsi verso la casa, ma papà! Papà è caduto! Corri, prendi l'auto! Parti, maledizione, parti! Non si accende, Jay! Non si accende! Questa sta tornando. Dobbiamo entrare in casa. Questa proprio non ci voleva. Non abbiamo altra scelta. Sai bene che non puoi affrontare uno spirito. Quel bambino me la regalò mia madre, come sua madre fece con lei, e mi fece anche dono di questo. Il quinto talismano. Qui è cominciato il gioco. Devo guardare con attenzione. Ricordare ogni dettaglio. I vostri antenati evocarono Yeezo qui. Loro erano smarriti, pieni di odio per l'uomo bianco. Chiamarono lo spirito per uccidere il nemico e avere finalmente. Tutto mi si rivoltò contro. Aveva ancora sete. Era sete di sangue. E qui Yeezo è tornato. È venuto a prendersi le nostre vite. I vostri antenati sono i guardiani che proteggono la casa. Sapevano di aver sbagliato. Così sono ritornati per proteggerci dal male che avevano scatenato. Se hanno portato qui l'entità, ci dovrà pure essere il modo di rimandarla nel suo mondo. Compirono un rituale per aprire il passaggio. Io ricordo ancora l'incantesimo, ma il rituale è perduto nei tempi. Io l'ho visto. Ho visto il rituale nella mia visione. Lo preparerò io e lei mi aiuterà con l'incantesimo. Fai presto. Sta arrivando. Un falò. Devo accendere un falò davanti alla casa. Fidati di me! So quello che dobbiamo faccio! Dobbiamo entrare! La tempesta si sta avvicinando! Lasciala fare, Jay! Shimasani! Tu hai parlato! Un bastone, Jody! Trova un bastone per tracciare i segni! Thank you.
sciamani. Devo ricordare l'esatta posizione di ogni sciamano. Così. La posizione è giusta. Ok. Ora ognuno di voi deve mettersi vicino a un talismano. Perché ci deve essere un'anima legata a ognuno. Ma noi siamo solo quattro. E i talismani sono cinque. Ci serve una quinta anima per completare il rituale. È una follia, Jody! Moriremo tutti se non entriamo in casa adesso! Cazzo! Cazzo, ci serve un'altra anima! Ci siamo! Abbiamo le cinque anime! Shimasani, lancia l'incantesimo adesso! Shimasani! Nessun uomo bianco è mai stato dove ti sto portando. La mia gente vi seppellisce i defunti da centinaia di anni. Per noi è terra sacra.
Queste sono le ossa dei tuoi antenati. Sono certa che avrebbero voluto essere sepolti insieme alla loro gente. Avrei potuto salvare Paul. Ma non l'ho fatto. Non devi darti colpe. Mio padre ora è con Shima Sani e i suoi antenati. È felice dov'è? E così hai deciso. Parti. Ci sono delle cose del mio passato che devo sistemare. Credo di poterle affrontare adesso. Hai fatto molto per noi. Per noi e per la nostra gente. Se non trovi quello che cerchi, torna da noi. Qui avrai sempre una casa. Non ti dimenticherò, Cory. Ad Ashki mancherai molto. Un giorno tornerò a trovarlo. Ehi, Jody! Non avrai intenzione di fartela a piedi? Hai passato ore a sistemarla. Prendila, è tua. È il nostro grazie. Grazie.
Bene ragazzi, anche questo capitolo finisce qua, questo lungo capitolo finisce qua. Vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao da Genetic DNA. È un trofeo, vai così.